Buonasera a tutti e con molto piacere che porto l'augurio e il saluto della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo di cui sono Presidente. 68° Congresso Nazionale dell'Associazione Enologi e Enotecnici Italiani. Davvero mi dispiace di non essere ad Alba con voi, ma ci tenevo particolarmente a porgervi i migliori auspici per un altro brillante quanto importante evento che sicuramente non mancherà di portare contributi e motivi di confronto per la sempre maggiore crescita del settore vitivinicolo italiano. Quest'anno poi, per questo che sono molto contento, si celebrano i primi 50 anni dei vini a denominazione di origine italiani. Quindi il posizionamento del più importante appuntamento dell'anno in Piemonte acquista tutto un suo significato, visto che è il Piemonte, è stata la prima regione tutta DOC. Piemontese era, lo ricordo, Arturo Marescalchi che per primo ha impostato la normativa sul vino piemontese, così come piemontese era il senatore Paolo Desana, indiscusso padre della denominazione di origine dei vini italiani. E piemontese è anche per il secondo mandato consecutivo il presidente del Comitato Nazionale Vini del Dicastero dell'Agricoltura, il direttore generale di Assoenologi, l'amico Giuseppe Martelli, che saluto davvero con affetto. E con lui tutti i membri del comitato che presiede e che ha svolto, credo, davvero un eccellente lavoro presentando qui a Bruxelles tutte le pratiche di oltre 320 denominazioni che l'Unione Europea sta validando in base a quanto previsto appunto dall'Organizzazione Comune di Mercato del Vino. Stiamo vivendo una stagione di straordinario protagonismo della vitienologia italiana. Il vino italiano sta conquistando sempre nuovi mercati nel mondo, tanto che nonostante la crisi, in base ai dati elaborati proprio da Assoenologi, il 2012 si è chiuso con un ulteriore incremento del 6,5% in valore rispetto al 2011, e anche se con una perdita dell'8,8% in volume. Ma il che vuol dire che l'Italia manda all'estero sempre con più insistenza bottiglie ricche di valore aggiunto e quindi di sempre maggiore qualità. Anche i primi tre mesi del 2013 danno performance più che incoraggianti, quasi un più 10% in valore e un meno 1,9% in volume. Se tutto questo avviene, certamente il merito va alla lungimiranza degli imprenditori e alla professionalità indiscussa degli enologi, di voi enologi, che utilizzando la straordinaria materia prima incrementano un settore produttivo di grande pregio e vanto per l'Italia e per il Made in Italy. Ecco, voglio anche cogliere l'occasione per poter aggiornarvi su quello che è lo stato dei negoziati che proprio in queste ore si stanno completando qui a Bruxelles. Importanti novità per quanto riguarda l'OCM unica e quindi novità importanti per quanto riguarda il settore vitivinicolo. Sapete che come Parlamento europeo abbiamo tenuto fede agli impegni, vogliamo il mantenimento dei diritti d'impianto, quindi si passerà al sistema delle autorizzazioni soltanto dopo un periodo concesso agli Stati membri di mantenere il sistema attuale del diritti d'impianto per 3 o 5 anni. E comunque i diritti potranno quindi essere ancora tenuti e venduti, messi sul mercato, ma nello stesso tempo si passerà al sistema delle autorizzazioni dal 2019-2020, questa sarà la scelta lasciata all'Italia, e per poi arrivare fino al 2028-2030. Naturalmente quello che vi dico è ancora sotto negoziato, per cui è solo un'anticipazione quella che vi sto facendo, ma credo comunque che la direzione che abbiamo preso sia la direzione che tutti voi enologi avete sempre chiesto, e spero e mi auguro che alla fine col Consiglio e con la Commissione si possa concludere in questo modo. Grazie ancora a tutti, auguri per i 50 anni e spero una prossima volta di riuscire a essere fisicamente con voi. Arrivederci da Paolo De Castro.